si giocheranno questa gara d'andata di Coppa UEFA allo Stadio Olimpico, uno stadio olimpico nel quale ci sono circa 30-35 mila spettatori. La serata è tiepida, è piovuto a lungo negli ultimi giorni a Roma, ma il fondo del terreno appare in buone condizioni. Vedo subito le formazioni delle squadre. La Roma gioca con Antonioli in porta, il trio dei difensori Rinaldi, Aldaire e Zago, supportati a destra da Cafu e a sinistra da Candelà. I centrocampisti sono Tommasi e Assunção, il trequartista Leitnicev e le due punte del vecchio Montella. Mancano Totti e Mangone nelle file della Roma, squalificati. È un retaggio della passata edizione della Coppa UEFA, mentre vedete inquadrato Fabio Capello. Per quanto riguarda Vittoria Setúbal, allenata da Carlos Cardoso, è una formazione che si preannuncia molto molto coperta. Il portiere Tabuas, il libero è Loja, i difensori Semedo e Kim come marcatori, poi Elio dovrebbe giocare davanti alle punte, i due difensori esterni Filippo e Pedro Enriquez, Fresciò, Mamede e Sergio Joao a centrocampo con Chiquinho unica punta. La gara ha avuto inizio, accanto a me Eraldo Pecci, sono giocatori molto giovani, quasi tutti sconosciuti questi delle Vittoria Setúbal, Eraldo, e quindi bisognerà verificarne anche la posizione tattica sul campo nelle prime battute. Certo, e poi vediamo come si comporteranno, perché una competizione europea così importante, se sono così giovani magari all'inizio così, faticheranno a trovare il loro posto. Nel frattempo vedete con la fascia di capitano il giocatore Del Vecchio, e Roma subito in avanti con questa rimessa laterale effettuata a favore di Alenicev, che taglia dentro, un buon suggerimento, il portiere Tabuas comunque riesce a far suo il pallone. Vedete inquadrato Vincenzo Montella, arrivato quest'anno a Roma, è un giocatore che ha il gol facile, lo ha sempre dimostrato anche se in queste prime partite della Roma ha trovato qualche difficoltà in avanti. Ancora la Roma con buon piglio, recupera Zago, poi c'è questo lancio d'esterno indirizzato verso Sergio Joao, che però non fa in tempo a raggiungere il pallone a bordo campo. C'è Enrico Variale, fondo del terreno, Enrico, dopo le grandi piogge di queste ultime ore. Ma il fondo del terreno dell'Olimpico ha retto molto bene, diciamo che anche prima della partita c'era stata una spruzzata di pioggia sulla capitale, ma comunque non ci sono problemi, mi pare che anche sulle fasce laterali, che sono quelle più sollecitate, il campo regge. Sì, intanto da queste prime battute possiamo vedere che i portoghesi schierano comunque il libero fisso e lasciano solo una punta davanti, hanno rinforzato molto il centrocampo, evidente l'intenzione di imbrigliare la manovra della Roma. Sì, in effetti gioca con le unica punta il numero 11 Chiquinho, è un giocatore esperto, ha 32 anni, è del Mozambico ed è supportato da Sergio Joao come elemento più vicino, però centrocampo molto molto folto, quello predisposto da Carlos Cardoso, mentre osserviamo Cafu alla rimessa laterale, parte il suo lancio indirizzato su Del Vecchio, immediatamente fermato. E c'è grande attesa stasera anche per la prova di Aljenicev, il giocatore che in pratica sostituisce Totti, anche perché nei giorni scorsi c'era stata qualche polemichetta con Capello. Tornato in Russia, Aljenicev aveva detto che gioca sempre Totti, anche quando gioca male per lui non c'è posto. Credo infatti che Totti debba anche essere, per le qualità tecniche che esprime, l'unico giocatore, uno dei pochi giocatori fissi della Roma che non si discute. Aljenicev l'anno scorso ha avuto un po' di spazio, non l'ha mai sfruttato a dovere, non l'ha mai fatto, non l'ha mai convinto a pieno. Stasera c'ha l'occasione per poter avere un'ulteriore prova di dimostrare quello che vale. Intanto c'è una nuova rimessa laterale a favore della Roma ed è Montella che rovescia al centro, il pallone viene comunque intercettato e poi c'è Zago che non riesce a controllarlo bene. 3 minuti e mezzo presto, di gioco. È ancora presto, Bruno, però direi che il Vittoria Setúbal, come si è schierato, secondo me stasera andrà bene un pareggio Setúbal, sai, perché si sono messi tutti a difesa della metà campo. Sì. Chiara e trasparente l'intenzione di uscire con il minimo danno, d'altronde lo aveva anche detto Cardoso, il tecnico
dei portoghesi, che avrebbe cercato di uscire con il minor danno possibile. Ecco al centrocampo intanto che si destreggia proprio Chiquinho, mentre è scattato in profondità Sergio Joao. Ora in possesso di palla è Fréchaud, e secondo un tipico atteggiamento delle formazioni dei giocatori portoghesi sono molto abili nel palleggio stretto, anche se scarsamente incisivi, almeno di norma, in zona gol. Sì, in genere sono molto bravi nel trattenere la palla, nel nasconderla all'avversario e nel fare così, nell'attendere il momento buono. Insomma, non sono famosi per verticalizzare certamente subito, i portoghesi sono dei bravi palleggiatori. Fréchaud prova sulla sua ala, va a stringere immediatamente su Mamede. Zago si riprende con questa rimessa effettuata da Candelà, molto profonda a favore di Del Vecchio. Va Del Vecchio, marcato strettamente, trova il tempo per il traversone, c'è la deviazione di Loja a fondo campo, primo corner a favore della Roma. Si gioca all'Olimpico da 5 minuti sul risultato di 0-0. Sì, la squadra che sta prendendo le misure, e come vedi la Roma nelle intenzioni vuole attaccare, i portoghesi glielo lasciano fare volentieri, però bisogna stare attenti appunto. Aljenicev, la palla in mezzo, e poi Assunção che allarga per Tommasi, contro traversone immediato, va Montella, palla che danza pericolosamente in area di rigore, poi viene allontanata. Una Roma aggressiva che sembra volere interpretare con grande slancio questa partita. Viene da una partita di campionato molto buona, soprattutto per il primo tempo contro l'Inter, la Roma. Sì, la Roma ha avuto la conferma che può giocare con le grandi del campionato, e per cui esce sicuramente tonificata, nonostante lo 0-0 dell'incontro con l'Inter, sa che è all'altezza delle altre sei sorelle. Reco Zago, ora Aldair, la palla è per Rinaldi, avanza l'ex giocatore del Bologna, il suggerimento centrale per Montella, la sua finta che non trae in inganno gli avversari, palla comunque recuperata da Assunção, data in profondità, e c'è questo traversone che arriva però dopo che la palla ha già superato la linea di fondo campo. Cafu, ecco Fabio Capello, un rientro particolarmente atteso il suo, l'attore vincente, ha dichiarato ripetutamente che gli è mancata l'Europa in questi tre anni che sì, resta lontano dalle coppe. Giustamente, poi è rientrato con la coppa più difficile, quella dove non c'è prova d'appello, qui è l'unica coppa dove ancora chi perde esce, chi perde lo scontro di diretto. Quella è l'unica coppa vera, diciamo. L'unica coppa vera, sì, qui bisogna tenere la testa in mezzo al manubrio, perché ogni piccola così ingenuità la puoi pagare, può essere determinante. Attenzione, bellissimo l'inserimento di Zago che poi va direttamente alla conclusione, forse voleva effettuare il cross, comunque angola troppo, ne viene fuori un tiro che il portiere Tabuas controlla senza difficoltà. Ecco i portoghesi che al solito partono molto da lontano, c'è la possibilità per Zago di intervenire, verticalizza per lo scatto in posizione di ala sinistra di Del Vecchio. Va Del Vecchio e viene ancora fermato in calcio d'angolo. Sì, devo dire che Montella manca da un po' dal gol, come dicevi tu, però mi sembra molto reattivo, molto voglioso. Forse sente che può essere arrivata la serata dell'aeroplano. Aljenicev, serata dell'aeroplano, perché sapete che è un vezzo del giocatore ex sampdoriano di festeggiare facendo l'aeroplanino dopo ogni segnatura. Eccolo inquadrato, ancora la possibilità del cross con Cafu, palla fuori, vedete tutti raccolti al limite della propria area di rigore i giocatori portoghesi, palla comunque che finisce in fallo laterale. Vittoria Setúbal è un cliente fissa del massimo campionato portoghese, le tradizionali grandi sono altre, il Porto, il Benfica. Comunque il Vittoria Setúbal ha fatto bene anche in Coppa spesso, negli anni 70 è riuscito a eliminare per due volte la Fiorentina, per una volta anche l'Inter. Sì, ha vissuto delle stagioni felici, poi il nome è anche affascinante, vero? Sì, beh, un nome che aiuta, che aiuta. Europa, sì. Palla intanto per Del Vecchio, fermato da Fréchaud che di tacco ha dato lì dietro. Buono intanto l'anticipo di Zago, palla ancora per Del Vecchio,
converge, sguscia via fra due avversari, viene toccato irregolarmente, interviene l'arbitro che è l'ucraino Melnichuk e comanda il calcio di punizione per questo intervento irregolare di Frescio. Sì, per adesso loro veramente hanno rinunciato, non riescono a toccare, non sono ancora giunti ai limiti dell'area. Batte Candela, palla messa fuori, recupera Sunsaura, Tommasi, va Tommasi, palla larga, parte il buon traversone, Montella va a cercare lo stacco, riesce ad anticipare l'avversario, però poi lo stesso avversario più alto di lui riesce a rimediare. Roma comunque che gioca con ottima intensità, scende ancora Zago sulla sinistra, palla lanciata verso Candelà che viene giudicato in posizione irregolare. Ma lo vorrei rivedere perché era in corsa. Comunque la Roma è padrona del campo per adesso. Vediamo. Palla che finisce fuori, fino a questo momento non è riuscita ad abbozzare alcuna azione degna di tal nome la formazione portoghese. Mentre Aldair ora che taglia bene in profondità, tenta il tocco di prima Montella, operazione non riuscita, c'è il rinvio di Felipe, ma a centrocampo è ancora intervenuto molto bene Rinaldi, ha dato a Tommasi, va Tommasi, disimpegna all'indietro su Aldair, il brasiliano cerca il connazionale a Sunsaura, questi a Tommasi che non controlla e quindi si riprenderà con una rimessa a favore del Vittorio Setúbal. Rinaldi l'anno scorso a Bologna ha fatto un campionato alla grande, è arrivato così con molti dubbi sul suo nome perché non era molto conosciuto e ha dimostrato veramente di essere un giocatore pronto per le grandi platee. Non a caso l'ha voluto proprio Capello, così come Antonioli e anche Mangone, i giocatori che vengono del Bologna che hanno fatto un ottimo campionato. Sì, alla grande, Mangone l'anno scorso per diverso tempo ha giocato ad un livello da nazionale senz'altro. Poi Araldo, tu sei un esperto delle cose bolognesi. Ah, l'ho visto tutto. Tanto c'è il pallone toccato all'indietro per Loja che scaraventa direttamente in fallo laterale. Quasi inutile sottolineare che c'è un canovaccio tipico nelle gare di Coppa. Nelle partite interne è assolutamente necessario non prendere gol nei limiti del possibile e anche cercare di farne qualcuno magari. Alenicev taglia verso Del Vecchio, buono l'arresto di Del Vecchio, in piena area di rigore cerca una soluzione, trova ancora il russo, palla dentro per Candelà, Candelà non trova lo spazio per il traversone, lo cerca, si gira molto bene dalla parte opposta, accompagna in calcio d'angolo il difensore Kim. Sì, la Roma per adesso ha sempre la palla e qualche volta riesce anche ad essere pericolosa, mentre non vedo reazioni da parte dei portoghesi che ancora non hanno trovato la quadratura del loro cerchio probabilmente. Osserviamo gli sviluppi di questo tiro d'angolo che viene battuto da Cafu. Stacco bellissimo e gol Aldair, porta in vantaggio la Roma. Siamo al 12esimo. Aldair. Sì, Aldair non è nuovo a queste performance durante quando sono i calci d'angolo, le punizioni laterali si avventa spesso in area avversaria e molto spesso con successo. Eccolo che rivediamo, tocca il portiere Tabuas ma non può trattenere e la Roma è in vantaggio con un gol di confezione interamente brasiliana. E dovremmo abituarci perché molte squadre ormai in Italia giocano molti stranieri, ci sono, per cui sì. Succederà spesso. Cross di Cafu, colpo di testa di Aldair. Lo sentite la suggestiva abitudine del pubblico romanista dell'Olimpico di accompagnare con un urlo unico il nome del marcatore. Allora Enrico, che si dice lì in panchina? Grande soddisfazione ovviamente per Capello che dall'inizio dell'incontro non ha smesso di incitare i suoi nel tentativo appunto di attaccare senza tregua i portoghesi. Suggerimenti soprattutto per Cafu, appunto di spingere sempre sulla fascia, e anche suggerimenti e complimenti per Alenicev, incitato spesso dal tecnico a conferma che le polemiche del passato sono in qualche modo superate. Eccolo Alenicev, Montella, viene Zago, parte il traversone della sua terra, palla messa fuori,
viene controllata ancora dai giallorossi. Aljenicev parte il traversone, colpo di testa e ancora gol, ed ecco l'aeroplanino, ecco fatto Montella. Sì, si vedeva che Montella era in forma, che si stava muovendo bene, che aveva voglia. Poi chiaro, delle volte anche se hai voglia gol non lo fai, però si vedeva che era molto molto bene motivato, molto intenzionato. 2-0 per la Roma, grande avvio, aveva giocato, come ripeto, benissimo la Roma anche contro l'Inter, non aveva trovato però il gol. Stasera, prima che scada il primo quarto d'ora di gioco, c'è già un doppio vantaggio al cospetto di una squadra che finora ha fatto veramente pochissimo. Vedete il guizzo molto bello di Vincenzo Montella, palla sul palo e dentro, 2-0. Assolutamente imparabile. Nonostante i portoghesi si difendano in molti, si riesce a trovare comunque dello spazio. Si vede che è una squadra giovane che paga qualcosa all'inesperienza, però devo dire che anche la Roma è partita col piglio giusto e sta facendo la sua bella partita. E poi, secondo quelle che sono le intenzioni più volte dichiarate da Capello, si intuisce subito che nella ossatura tattica della sua squadra i due che spingono sulle fasce esterne, Cafu da una parte e Candelà dall'altra, potranno risultare importantissimi. Ecco ancora ora la possibilità per Tommasi, che conquista un buon pallone, lo gioca all'indietro su Cafu, i due sono ancora vicini. Ecco nuovamente Tommasi, Aljenicev, Cafu, rovesciata di Cafu, colpo di testa di gol, e gol ancora Aljenicev. 3-0. Dopo appena 15 minuti di gioco segna Aljenicev. Io, se fossi nell'allenatore Carlo Scardoso, comincerei a pensare che magari c'è qualcosa che non va. No? Si è alzato dalla panchina Cardoso, adesso è rabbuiato, forse lo sta pensando. Sì, è vero, vedremo che, anche... che mosse escogiterà adesso. Sì, è vero che nelle dichiarazioni della vigilia diceva che la Roma è il colosso contro cui si deve scontare la sua squadra, che è molto, molto inferiore, però è chiaro che molto spesso in questo c'è pretattica. Però 3-0 per adesso gli dà ragione. E spinge ancora la Roma, costringendo Semedo a questo affannoso recupero. Vedete intanto le marcature, Aldair, Montella, Lenicev, tra l'altro tre bei gol. Ha recuperato un pallone il Vittoria Setúbal, che ora viene in avanti con Cicchigno Conte. Eccolo ancora in possesso di palla, tocco fuori a favore di Helio. Provano da quest'altra parte con questo lungo lancio di Felipe. Molto ben disposta la Roma, recupera facilmente il pallone, scende ora con Zago, tocco all'indietro e per Antonioli. Antonioli di prima a favore di Aldair, che finge il passaggio di ritorno, poi imposta invece su Zago. Zago centralmente per Aljenicev, si gira il russo, esterno buono a favore di Del Vecchio, controlla la situazione Del Vecchio, gioca ancora su Aljenicev, da questi ad Aldair. Parte la battuta lunga, va Candelà di testa al centro, ancora in grande affanno la retroguardia del Vittoria Setúbal. Poi c'è una irregolarità di Montella, mentre Candelà era stato bravissimo a scattare in profondità, a rimettere di testa al centro. Candelà e Cafu stanno spingendo molto, e Candelà in questo inizio mi sembra addirittura più di Cafu, e stanno sicuramente mettendo le corde alla difesa portoghese. Intanto i portoghesi appunto hanno accennato a un piccolo pressing, hanno cercato di essere più aggressivi, vediamo se continueranno su questa falsa riga. Tra l'altro Candelara è un giocatore che sembrava dovesse lasciare la Roma, ma dopo il primo periodo di lavoro estivo è stato proprio Capello a dire che lo voleva ancora con sé. In effetti sta dimostrando il giocatore francese di essere bravissimo a spingere sulla corsia. Sì, infatti vedi la maglia numero 32, una delle ultime che era rimasta, ha dovuto sbrigarsi per prenderla.
Tanto prova a ripartire il Vittoria Setúbal con questo lungo lancio che consente anche ad Antonioli di vedere se il pallone è bello gonfio. Certo, loro con i portoghesi non, Vittoria non riesce assolutamente a essere pericoloso, e questo Cicchigno che ce lo davano come un pericolo ancora non è riuscito a trovare una giocata degna delle attese. Intanto c'è stato un calcio di punizione già battuto, vedete anche i difensori centrali della Roma in avanti, ora è Tommasi in possesso di palla. Intanto giungono notizie ancora da Malta, dove la Juve sta giocando contro... da Cipro, scusate, dove la Juve sta giocando con l'Omonia Nicosia e sta vincendo ora per 5-2. Attenzione alla Roma ancora. Diceva Carlos Cardoso, allenatore di Vittoria Setúbal, ultimo gol del Piero. Parte questo traversone, attenzione il colpo di testa all'indietro. C'è una frattura nettissima a centrocampo nelle file della formazione del Vittoria Setúbal, ha recuperato Semedo, ora prova a impostare da quest'altra parte Loja, ecco che si sgancia in collaborazione con Fresciò, il lancio lungo, facile preda di Antonioli. Sì, ma almeno adesso vedi, devono per forza provare a fare qualcosa, mentre prima avevano rinunciato completamente. Eraldo? Sì. Volevo sottolineare una cosa, sembra a vedere le panchine, e forse si sente, arriva anche la voce di Capello, sì, che la squadra che sta perdendo è la Roma. In effetti Cardoso è rimasto lì fermo e non dice una parola. Capello non molla mai, sta chiedendo ai suoi di toccare semplice, di non correre rischi e di continuare a spingere. Ma perché Capello in panchina pensavo fosse in cuffia nella Rai, anche lui pensavo fosse. Lo sentivo benissimo. Intanto c'è proprio Cicchigno che lavora a lungo questo pallone, lo dà in profondità e quindi c'è lo scatto di Sergio Joao, che nominalmente dovrebbe essere la seconda punta, gioca in realtà più avanzato rispetto a Cicchigno, anche se è difficile decifrare uno schema plausibile, no? Sì, quindi... ancora loro sono un po' frastornati perché avevano impostato la partita per non prendere, adesso devono provare per forza a fare qualcosa e devono ancora secondo me capire come, forse non hanno veramente la forza per poterlo fare, provano così come possono. E in effetti per una squadra essere sotto di tre gol dopo un quarto d'ora è una brutta storia. Ah sì, non sai se non vedi l'ora, non sai se è giusto che vedi l'ora che finisca oppure proviamo a fare qualcosa, è una via di mezzo, non si capisce bene. Ecco Rinaldi, la battuta lunga, pallone giocato ora a centrocampo da Semedo. Vedete che la Roma comunque è estremamente efficace e motivata anche nel pressing, recuperano molti palloni i giocatori giallorossi. Nel frattempo l'arbitro, che finora ha avuto poco lavoro, fa vedere che c'è in campo anche lui, richiama verbalmente il giocatore di Vittoria Setúbal che ha commesso il fallo. Capello incita i suoi a non mollare, a non abbassare il ritmo, a mantenere la velocità, dice non giocate al loro ritmo, e quindi questo per lo spettacolo sicuramente sarà un vantaggio, perché certo i ritmi dei portoghesi. Ha ragione, poi perché la squadra deve abituarsi, no? Dopo questa partita ce ne sarà un'altra, poi ci sarà il campionato, poi un'altra ancora, per cui deve essere un'abitudine. In questi momenti dove le squadre ancora si preparano e non hanno ancora delle, così, una loro caratteristica definita, è giusto fare in questa maniera. Nel frattempo è intervenuto l'arbitro, che è l'ucraino Melnichuk, a comandare il calcio di punizione per il Vittoria. Vedete, il Vittoria ha grandi difficoltà anche nel disimpegno difensivo proprio per l'aggressività del pressing giallorosso. Recupera l'ennesimo pallone Tommasi, poi Alenicev, quindi interviene Helio che è il capitano. Avrebbe dovuto giocare a sostegno della difesa davanti alla linea dei difensori, ora leggermente avanzato un po' il raggio della propria azione e ora c'è questo lancio su Cicchigno e va Aldair a chiudere. Sì, devo dire che Candelà, oltre a farlo esterno, fa anche un po' il mediano, in una via intermedia.
perché così è anche più vicino alla porta avversaria, evidentemente non ha neanche degli avversari che lo impegnano nella sua zona così larga, per cui può ripartire addirittura da metà campo. Sì, ma d'altra parte sai, con la difesa cosiddetta a tre, è un tipo di gioco che ti consente, no, di difenderti magari in cinque quando sei costretto a farlo e poi di attaccare, poi dipende sempre dagli avversari. Sì, è quello lo scopo, perché se trovi un'ala che ti costringe a star lì è come due pugili, sai, se mena uno l'altro si deve difendere, e poi quando si mena l'altro si difende l'altro, per cui tra il tornante e il terzino è sempre questo tipo di situazione. Chi prende sopravvento molto spesso può decidere una partita. Eh sì, perché tu hai a bel dire imposto così la partita, sì. Poi sono gli avversari. Sì, se l'altro ti mena. Sì, come diceva il tuo amico Pesaula, no? Spesso certo. Ci rubano la idea. No? Sì, noi vogliamo attaccare, ma gli altri ci rubano l'idea. Ovviamente la partita ha perso molto del suo pathos, chiamiamolo così, ammesso che ce ne fosse in partenza. 3-0 comunque il risultato rotondo a favore della Roma, e Vittorio Setúbal che prova a venire in avanti. Ora il suggerimento è per Fresciò. Comunque Bruno non bisogna mai mollare, perché delle volte un episodio ti fa prendere coraggio e può cambiare il verso di una partita. Ecco, ancora un buon intervento in copertura da parte di Aldair, poi Zago, Aljenicev, Candela batte lungo cercando Montella, non ha colpito benissimo il pallone, Montella però va a recuperarlo, si prosegue per il vantaggio, ha subito fallo Montella, vedete che si sgancia anche Aldair tocca centralmente, gira largo Montella, la palla è per Del Vecchio, poi lascia Candela cerca di convergere e viene fermato, erano in due liberi, hanno finito vado io vai tu per ostacolarsi. Sì, Candela non è proprio una punta, per cui in area magari ha delle difficoltà. Però vedo Montella che penso che sono partito proprio da goleador, quando puoi farne, credo che voglia volare ancora, vedi come si va a fare quando è chiamato lui all'azione, sente l'odore, i goleador sono così. Ecco il pallone ora per Zago, Del Vecchio, ancora Zago, lunghissima battuta a cercare Cafu che impegna l'avversario, tenta di andare via, viene messo giù, va Cafu a tentare addirittura, bravo, l'aveva tenuta in campo, sì. Pensava che l'arbitro potesse dargli il vantaggio. Siamo al 26esimo del primo tempo, 3-0 come vedete in sovrimpressione a favore della Roma. Ah, ecco qui, vediamo, vedete Candela che in pratica ruba il pallone anche a Del Vecchio. Sì, lui si dirigeva verso la porta e ha fatto bene a prendere la palla, però un po' il dribbling del falegname, cioè è andato un po' dritto. Com'è questa? Il dribbling del falegname è sempre dritto. Per cui il difensore ha fatto tempo a entrare, a intervenire sulla palla. Del Vecchio invece era in direzione bandierina. Per bene, cui abbiamo avuto la nuova indicazione tecnica e lessicale da parte di Eraldo Pecci. Metteremo nel nostro vocabolario anche il dribbling del falegname. Allora parte questa punizione, esce il portiere molto male, palla recuperata dal solito Candela che coglie in controtempo Aldair, poi va a chiudere tutto Zago, fuori gioco. Giusto. Giusto, mi sembra che a centrocampo la Roma, anche se non esprime dei ritmi altissimi, ha trovato le giuste misure, le giuste distanze tra i due esterni e i tre centrocampisti. Intanto è un osservato speciale anche questo Assunção, che per sua stessa ammissione non è un giocatore di stampo brasiliano, è più che altro un combattente del centrocampo. Ha detto che si deve abituare ai ritmi del calcio italiano, mentre c'è questa iniziativa del Vittorio Setúbal che viene immediatamente stroncata da Rinaldi, sul quale c'è anche fallo. Intanto si è calmato un po' Capello, lo vedo ancora in piedi. No, infatti la partita, dicevi tu, ha perso un po' di pathos, ma non qui in panchina. Capello sta mostrando tutta la sua grinta, come diceva giustamente Pecci, sono partite importanti per trovare le misure tra i vari reparti, per abituarsi a tenere certi ritmi, e Capello continua a chiedere questo da Roma. Prodigo di complimenti poi tra l'altro nei confronti di Aljenicev, che tra l'altro ha segnato un gol e ha messo, come dire, in carniere anche un assist. E ha trovato subito la posizione, quindi una prova convincente quella del russo fino adesso. Sì, delle volte i chiarimenti ti avvicinano molto. Quando riesci a parlarti a tu per tu e chiarisci molte cose, trovi delle vie per migliorare tutto.
intanto c'è questo lungo lancio di Aldair, lascia sfilare Del Vecchio e poi il portiere Tabuas lo anticipa. Del Vecchio va a scusarsi, in effetti aveva allungato un po' la gamba. Stiamo arrivando alla mezz'ora di gioco e sì, vedete sì. L'aveva allungata, però voleva colpire la palla, era della dinamica questo scontro, niente di grave. Intanto si lotta a centrocampo e c'è questo tentativo di suggerimento in profondità a favore del giocatore Mamede. Si sgancia ancora Aldair. Viene momentaneamente fermato, poi c'è il lancio per Montella che dà l'indietro a Tommasi, da questi a Rinaldi, gioca in sicurezza su Zago, ancora di prima a favore di Assunção che si è beccato il rimbrotto da capello, vero? Sì, sì, il rimbrotto sonoro che tutto l'Olimpico penso ha sentito in questa fase. Intanto Zago, ottimo il suo disimpegno, la palla è per Tommasi, da Tommasi a Montella, Lenicev di prima verso Del Vecchio, controlla un po' all'indietro, la combinazione ancora con Montella di prima verso Lenicev, palla ribattuta, arriva Candelà, 1-2, molto bello con Lenicev, tocco il centro ancora per Candelà, tiro, ribattuto in calcio d'angolo, ottima azione in velocità con doppio scambio fra i due giocatori e conclusione di Candelà che avete visto, ha ringraziato Lenicev per il doppio servizio, molto bello. Sì, è un ritornello per adesso qui sulla sinistra, i romanisti riescono a entrare molto spesso, più che sulla destra, evidentemente loro a difendere da questa parte del campo sono meno efficaci. Parte il nuovo cross, va ancora Aldair, traversa clamorosa. Ancora Aldair di testa su azione d'angolo, ha colpito un palo clamoroso. Da quest'altra parte vedete un altro dei giocatori utilissimi della Roma, Tommasi, che si sacrifica. E vedete questo palo di Aldair. Applaudito in maniera convinta da Capello, c'è da dire che Aldair è forse uno dei recuperi più importanti della Roma di Capello rispetto a quella dell'anno scorso, era un giocatore che con Zeman aveva addirittura manifestato l'intenzione di lasciare la Roma e quest'anno invece giocando come lo fa giocare Capello sta ritrovando veramente gli sprazzi della classe che gli è comunque riconosciuta e nota. Un giocatore che ormai è da parecchio tempo qui a Roma, ha avuto modo di farsi apprezzare, voler bene dai sostenitori giallorossi e ora ha recuperato anche motivazione, mentre osserviamo ora questo spunto di Chiquinho che converge, poi recupera per un attimo Sergio Joao, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco i due giocatori. Io non ricordo bene la stagione dell'anno scorso che ha fatto Aldair, però devo dire che negli anni ha sempre avuto un grande rendimento, è sempre stato un giocatore più che discreto, sembrava un buon giocatore. Sì, l'anno scorso giocatore. Però a un certo punto ebbe un po' di problemi, diciamo così, di natura tattica e aveva manifestato proprio l'intenzione di lasciare la Roma, evidentemente con la difesa sempre in linea aveva avuto qualche problema. Può essere, però vedi al 6, Candelà al 32, si vede che non voleva proprio andare via subito. Intanto è la Roma, combina ancora sulla destra. Ecco Aldair, Lenicev, si propone anche Zago. Va Zago, nuovamente Lenicev. Ora Candelà tenta ancora la combinazione con il compagno che stavolta non riesce. E tenta di ridistendersi in avanti il Vittorio Setúbal. Intanto c'è un brutto intervento a gamba tesa ai danni di Lenicev, l'arbitro comunque non interviene e c'è questa rimessa operata da Fréchot a centrocampo a favore del capitano Elio, ancora Fréchot direttamente in fallo laterale, davvero molto modesti. Sì, non vorrei essere nocciolo del malaugurio, però il Vittorio Setúbal in mezz'ora non ha mai tirato in porta, per cui vorrei che adesso cominciasse a bombardare Antonella da tutte le parti, però per adesso non hanno mai tirato un po'. Ecco fatto. Allora, Sergio Joao. Ma c'è da quelle parti l'elegantissimo Aldair. Grazie Aldair. Poi
ancora Aldair, Candelà, Aldair che viene sgambettato da Fresciò che probabilmente si becca la munizione. Cioè, forse l'ha preso per la maglia. Sì, credo che l'abbia preso per la maglia. Ecco l'arbitro con il cartellino giallo, Melnichuk, ha munito il numero 18, Fresciò. Vedi, l'ha preso per la maglia. Il suo cognome è Barreto, però è noto come Fresciò, avete visto anche il discorso sulla maglia, il suo nome di battaglia. Eccolo qua. È la faccia da bambino, sono tutti molto giovani. Se tu mi dici sì, che Cicchigno ha 32 anni, la media di 22, gli altri sono tutti bambini. Sì. Tanto avanza Assunção, prova, è un buon tiratore, alto. E sentite l'applauso di incoraggiamento, evidentemente. Assunção è una pedina importante, almeno nelle prospettive di Capello, deve sveltirsi un po'. Sì, e queste partite possono servire anche per queste cose, per questi particolari. La ragione è Capello, devono tenere l'intensità, devono continuare a fare la partita come se fosse 0-0, perché serve anche da allenamento, hai capito? In una squadra, contro una squadra internazionale, è sempre un passo avanti verso il trovare la forma migliore. Ecco, vedi, quando possono giocare in palleggio con un minimo di tranquillità non sono male i portoghesi, però giocano su ritmi molto molto blandi. Ma io non ti seguo proprio, tolto per semplice che non sono male, non ti seguo stavolta. Non mi segui. Non mi devi scusare, ti voglio bene. Intanto palla finisce fuori, rimessa per il Vitória Setúbal. Fresciò, questo è Sergio Joao, se non hanno ancora dimostrato niente, purtroppo. Sarebbe bello se facessero qualcosa, di modo che darebbero un po' di interesse, sì, per dare alla partita, un po' di alla, certo, partita. Manca intanto l'aggancio Semedo, dalla parte opposta c'è Cafu, c'è intervento falloso ai danni di Montella, calcio di punizione battuto a favore di Candelà. Leinicefo è un po' lento il suo passaggio, che sì, non era male l'idea, però è stato un po' corto il dosaggio della palla. Ed ecco che si prova il lancio su Cicchigno Conde, che poverino non è che possa fare molto. Palla ora per Tommasi. Sì, lui è all'altra punta, il suo compagno, sì, di Sergio reparto. Joao. Sergio Joao sono molto isolati, per cui non possiamo neanche gettargli la croce addosso, se non hanno mai tirato in porta. Tanto però... ci sono sbarioni anche là dietro. E c'è una segnalazione di fuorigioco. Sì, perché Tomasi ha fatto un gesto come se si interessasse della palla, mentre se l'avesse ignorata Montella veniva dietro, sarebbe stato in posizione, sì, regolare. In effetti l'aveva giocata anche Montella, ma comunque. Sì, però Tomasi aveva fatto, sì, un gesto come se volesse prendere la palla, sì. Sì. Questo colpo di testa di Rinaldi. Poi ancora Cafu, va a Montella, difende bene il pallone. Lo dà a Del Vecchio e c'è calcio di punizione. Attenzione, c'è probabilmente un'altra ammonizione. Non ho visto, si è dato una gomitata. Per Semedo probabilmente, vediamo. Però sono molto infuriati. Sì. Penso che ecco sostengano che recita. Qui è già avvenuta la cosa. Sì. Questo è probabilmente il fallo fischiato su Del Vecchio, ma il contatto è avvenuto a palla lontana. Francamente da qui non sono riuscito a vedere se c'è stata una gomitata. Comunque un contatto sicuramente c'è stato, erano coperti i due giocatori. Montella e Semedo, vediamo. Via tutti, dice l'arbitro. Si l'ha ammonito. Sì, sì, è stato ammonito il portoghese. Tra l'altro Semedo viene presentato come la stella della formazione. Eccolo qua. Ah, non è... Sì, sì, questo era... Qui Montella ha colpito. Qui Montella ha colpito. Un po' involontariamente, un po' no. Adesso... A me è parso che fosse Semedo, il primo contatto era con Kim, ma probabilmente il contatto irregolare è avvenuto poi dopo con il portoghese Semedo, che dicevo viene presentato come la stella. Eccolo di questa qua, squadra, sì, sì. Sì.
per adesso non abbiamo visto neanche lui. Allora vediamo qua sulla linea di battuta, c'è anche Asunsao, lo vedete con la maglia numero 5, una maglia prestigiosa per il calcio brasiliano. 5 il 10 per me tira Vincenzo, vuol tornare a volare, vedi? Invece tira l'altro, c'è una deviazione, però sono anche sfortunato perché sì, sono il 50% delle persone erano in due, com'è che non ci prende mai. Tanto qui c'è questo recupero di Aljenicev, Candelà, ancora Aljenicev, si intendono molto bene i due. Molto spesso ci sono dei telespettatori che si lamentano perché anche i giocatori di chiara origine italiana come Candelà, noi sì, li pronunciamo alla francese anziché Candela, però sono gli stessi giocatori che dicono che preferiscono essere chiamati in questo modo. Tanto attenzione ancora Aljenicev, Aljenicev, porta vuota, per fuori il tiro, poi gol di Asunsao, ha segnato Asunsao. È stato un autogol, però l'ultimo tocco sicuramente è stato un influente di giocatore portoghese. Asunsao per il 4-0. E quello lo diamo a Asunsao, eh? Andiamolo a Asunsao. Anche l'UEFA pure lo dà. Sì, sì, l'UEFA, la FIFA, tutti. È rimasto a terra un portoghese intanto. Ecco che rivediamo, vedete, si toglie, c'è in effetti la deviazione, ma assolutamente in influente. Gol dunque di Asunsao. Sì, una bella iniziativa di Lenis, che ha capito, è stato molto altruista, ha fatto l'assist per il compagno. Il primo compagno non lo si può calciare, ma la palla carabata sul secondo, che ha fatto centro. Poker. 4-0, prima della fine del primo tempo. Anche questo è un gol importante per il morale del giocatore. Si fa un gran parlare in questi giorni a Roma della possibilità di un grande acquisto da parte della Roma, circolano i nomi di Emerson, di Luis Enrique, insomma di centrocampisti. Asunsao ha bisogno di trovare fiducia e questo gol sicuramente lo aiuterà. Sì, infatti la Roma aveva questo problema del gol, no? Prima di oggi si parlava di questo problema del gol, che Capello diceva di noi stesso, e queste partite possono aiutare a sbloccare dei giocatori che appunto ritrovano la via, la strada della rete, anche se sembra inutile, insomma, quando diventa una goleada non è mai inutile. Non è mai inutile. Poi per il morale, come dicevi, è importantissimo. Ecco, Aljenicev si è mosso bene, il tocco centrale per Asunsao proprio, ora Zago, Rinaldi, Cafu, Rinaldi, Montella tenta di beccare di prima Cafu, parabola troppo alta. Tanto si è rimesso in piedi il giocatore portoghese che era rimasto infortunato, deve raggiungere metà campo per poter rientrare. Tanto c'è il recupero di Aljenicev ai danni di Felipe, poi è Candelà che tocca in palo laterale. 42 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 4-0 per la Roma, non ci sono problemi, quindi tutto sommato bisogna dire che sono andate bene le nostre squadre in Coppa UEFA, anche se il risultato del Parma, che ha vinto solo per 3-2 in casa con gli ucraini del Kryvbas, qualche problemino potrebbe procurarlo la squadra di Malesani. Sì, se non altro sotto il profilo ambientale, dopo aver perso la qualificazione per l'accesso alla Coppa dei Campioni, avere fatto due pareggi nel primo di campionato, di cui uno col Bologna, così rimediato alla fine, dopo questa partita, anche questa partita, credo che Parma non possano essere contenti per il momento della loro squadra. E vediamo intanto Cafu che si allunga il pallone, fa il tempo a recuperarlo, Montella 1-2, forse avrebbe potuto cercare sbocchi da quest'altra parte, la gioca a centrocampo ora Fresciò, che ha ceduto a Mamede. Copre ancora Asunsao con palla in palo laterale. Asunsao secondo me ha bisogno di giocare perché non ha ancora il ritmo, bisogna di giocare per fare il ritmo, per fare l'occhio, però sembra che abbia delle doti. Ecco Fresciò. Tocco poi che Capello che grida a Cafu di uscire, fuori ovviamente di non rintanarsi all'indietro, non riuscire al campo, non sentiamo.
Intanto c'è Quim, poi palla fuori con ultimo tocco del giocatore portoghese e Aldair. Rinaldi, Aldair riescono spesso a cambiarsi, delle volte è ultimo, sì, Aldair, delle volte ultimo Rinaldi, per cui anche questi meccanismi, oliarli, è molto positivo. Quando diventa abitudine te lo ritrovi in campionato, ci sono dei ritmi più alti e te lo ritrovi, è un gran vantaggio. Rinaldi che fa il centrale, Aldair sulla destra, eccolo. Palla per Tommasi, va Tommasi, può calibrare in tranquillità il traversone, c'è calcio d'angolo, no, l'arbitro fischia una irregolarità di Candelà. Eccolo inquadrato in primo piano. Io adesso se fossi l'arbitro fischierei qualcosa a favore loro, onestamente. Per vedere di diversizzare un po' la storia. No, perché sai, quando perdi 4-2 prendi delle goleate così, da... non come Van Drenthe l'anno scorso, meno. L'arbitro per un momento... Per il momento l'arbitro darà un minuto di recupero, poi insomma magari si può scommettere se fino alla fine della partita i portoghesi riusciranno a tirare una volta in porta, che dice Real? Io mi auguro di sì, dai, che vediamo qualcosa magari di più interessante, se riescono nel secondo tempo a mettersi un po' in difficoltà qualche volta ne guadagnano lo spettacolo. Ecco Lenice, ed ecco l'inserimento centrale da parte di Zago, Zago dentro per Candelà, poi arriva... Anche in corsa Montella, viene messo giù e chiuderemo il primo tempo, vedete che viene confermato il minuto di recupero con questo calcio di punizione dal limite a favore della Roma, una Roma che sta largamente conducendo per 4-0, una buona Roma anche se francamente questi giocatori portoghesi non è che siano molto piaciuti, anche se hanno beccato due gol. Sì, non è un test molto probante. Adesso dillo te. Comunque vincere non è mai facile. Dillo te che ti la punizione, perché non lo dico. Tu non se lo sbaglio dici. Anche stavolta. Io lo dico solo se c'è un giocatore solo vicino al pallone. Assunção si avvicina anche al Aldair. Per me tira Assunção. Dice che se l'ha fatto toccare. Va via tutti. Ti ho contagiato. E vedi, poteva tirare su un salto, si è messo quel giocatore portoghese lì in mezzo per rovinare lo schema. Ecco Aldair che la butta altissima, va a saltare a Sunsao, abbatte un avversario, calcio di punizione. Non c'è tempo per batterlo, si va al riposo sul 4-0 per la Roma, ovviamente grande soddisfazione per i tifosi giallorossi, molto abbacchiati i portoghesi. 4-0 con gol di Aldair, Montella, Alienicev e Assunção. Grande festa per tutti e durante l'intervallo poi magari sentiremo altre notizie dallo studio e Variale magari vedrà di recuperare qualche intervista. Linea allo studio. Eccovi collegati di nuovo in diretta con lo Stadio Olimpico, siamo nell'intervallo della partita valida con le gare d'andata del primo turno di Coppa UEFA tra Roma e Vitória Setúbal, formazione portoghese, 4-0 il risultato a favore dei giallorossi di casa, un primo tempo nel quale non si può dire che ci sia stata partita, Eraldo Pecci, sì. E diventa anche difficile dare un commento di carattere tecnico-tattico, no, a gare di questo tipo. Sì, dando così, ai portoghesi, al Vitória Setúbal tutto il rispetto possibile perché stanno cercando sicuramente di fare del loro meglio, direi che non c'è stata partita per quello che si è visto stasera e la Roma ha sempre dominato il gioco, ha comandato in lungo e largo le operazioni facendo appunto 4 gol senza mai subire dei pericoli nella propria difesa, per cui è una partita a senso unico, direi che la Roma la pratica della qualificazione la può sbrigare già da questa sera, anche se in Coppa le partite sono sempre di 180 minuti, direi che questi 90 potrebbero essere sufficienti. Capito. Vediamo se reagiscono. Volevo girare questa considerazione, Bruno, se mi sentite, sì. Eusebio Di Francesco che qui in campo si sta scaldando, mentre mi pare che si sta scaldando però di più, ha tolto la tuta Gurenko che potrebbe entrare in questo secondo tempo. Mi do un'anteprima, entro anch'io dall'inizio. Ah, benissimo. Facendo riscaldamento. Niente, è una partita che sta andando per il verso giusto, l'abbiamo presa nella maniera giusta, quella è la cosa importante. Non abbiamo sottovalutato l'avversario, l'abbiamo aggredito all'inizio. Dopo, sai, con 3 gol di vantaggio è anche più facile giocare. Capello non ha mai mollato, sono partite importanti soprattutto per trovare equilibri in campo, equilibri tattici
Però Capello anche sul 3-0, sul 4-0 vi spinge ad andare avanti e andare veloce. Speriamo questo ci accompagni per tutto l'anno, per tutta la stagione, una maggior convinzione, il fatto di una concentrazione maggiore. Completa solo l'informazione però al posto di Chien. Non lo so ancora. Adesso allora lo verificheremo, vediamo adesso chi sono i giocatori che stanno rientrando in campo, Bruno. Adesso Enrico che non fai anche la formazione, fa tutto te, fa come ti pare. E vedete inquadrato con la maglia numero 19 Gurenko, giocatore bielorusso. Era molto piaciuto a Capello quando faceva quello che fai tu adesso, Eraldo, nella partita con della nostra nazionale con la Bielorussia, e proprio lui ne ha caldeggiato l'acquisto. Infatti vedi che girando così si conoscono dei giocatori, si hanno delle nozioni, e per lui è stato utilissimo facendo il mestiere dell'allenatore, se l'è subito comperato. Chi è uscito, Bruno? Vediamo. Adesso ve lo adesso dico. Vediamo. Gurenko comunque Di Francesco sono sicuramente entrati. Ci sono anche delle sostituzioni nelle file del Vitoria. Sembra di non vedere Candelà. E Tommaso forse. Allora Di Francesco al posto di Tommasi e Gurenko. Non c'è Candelà. Al posto di Candelà. Mentre ci sono anche, c'è una sostituzione nelle file portoghesi, adesso aspettiamo il quarto uomo che ha ricevuto adesso la comunicazione dalla panchina del Vitória Setúbal. Probabilmente è entrato il numero 10 Makinua. Verifica comunque, partito intanto per il secondo tempo e... C'è Pedro Henriquez che disimpegna all'indietro, questo è il portiere Taboas, non è che abbia delle colpe specifiche sui quattro gol che ha incassato. E c'è questo rilancio lungo operato da Semedo dalla parte opposta al Dair. E c'è l'intervento dell'arbitro Melnichuk a comandare il calcio di punizione a favore della Roma. Bruno? Sì. Allora per il Vitória è entrato il numero 23 Cipenda, per il numero 14 Semedo e anche il numero 10 Makinua, che ha sostituito il numero 26, si tratta di Joao. Quindi in campo Cipenda e Makinua. Avete visto, Cipenda sono giocatori che ovviamente non è che abbiano un gran nome in campo internazionale, tra l'altro sono molto giovani e la società adotta proprio questa politica di valorizzazione dei giovani che è lodevole sempre, ma che comporta anche qualche problema, no? Sì, delle volte porta delle prestazioni sottotono, ma è un dazio che si deve pagare, lo sanno in partenza, ed è sempre encomiabile questa ottica di vedere il calcio e far giocare molti giovani. Aldair intanto, la palla ora è per Zago, parte la battuta lunga, pallone che viene recuperato per un attimo da Del Vecchio, poi però sono ancora i giocatori di Vitória Setúbal che organizzano questo laboriosissimo disimpegno difensivo che stavolta va a buon fine. Infatti la Roma è aggressiva, vedi Bruno, anche nonostante il 4-0. Prova ora a farsi largo Cipenda ed ecco che c'è l'opportunità di scendere da quest'altra parte con Pedro Henriquez. Nulla da fare, però chiudono bene i difensori della Roma. Ora è Aldair, alza la testa, la gioca su Rinaldi. Rinaldi viene aggredito da Helio. Quindi il pallone viene girato attraverso Antonioli su Zago che si sgancia. Ecco Del Vecchio, capitano della Roma stasera, in assenza dello squalificato Totti. Palla ancora recuperata, ora è Cafu. Ecco Assunção, Montella, Aljenicev. Parte il lungo lancio a cercare Cafu, arresta di petto Cafu, lavoro molto bello di Cafu, ma il pallone è uscito.
a giudizio del collaboratore dell'arbitro centrale Melnichuk. Resta comunque il bel gesto atletico di Cafu, che in questo caso ha dimostrato di essere un brasiliano. Ecco, sì. Sì, è stato sfortunato sul rimbalzo, sì. Sarà rimbalzato in campo, ma ha preso la riga, ha preso la riga, sì, la parte esterna della riga. Il rinvio del portiere Tabuas. Ecco Di Francesco, poi il pallone giocato verso Mamede. Pedro Henriquez, nulla da fare, Cicchigno non trova il compagno ed ecco l'ennesima sgroppata sulla destra di Cafu, parte il cross, bella, ottimo palla. Il colpo di testa, palla però sul fondo. Bella palla di Cafu, quei giri contati. E Montella, pur non essendo un gigante, dimostra di essere molto bravo anche nel gioco aereo, ecco che rivediamo il tutto. Sì, ha già segnato di testa, ha provato il bis. D'altronde per volare bisogna anche andare in alto. Sì. Gioco fermo intanto, fallo di Cafu, calcio di punizione, si sgancia Mamede, poi Felipe. Quindi si lotta al centrocampo, pallone che termina fuori. Sì, anche quando il Vittoria cerca di fare qualche offensiva, la Roma non molla un centimetro, non voglio regalare niente, ribattono colpo su colpo, come è giusto che sia nello sport. Intanto osserviamo questo disimpegno della Roma con questo profondo inserimento ancora di Aldair ed ecco Gourenko in azione. Parte il suo cross ribattuto, e c'è il rilancio di Helio. E funzionano bene anche i meccanismi, sì, difensivi. Sempre più spesso Rinaldi copre, Rinaldi, sì, quando Aldair si sposta in avanti. Ecco la palla per Cafu. Ancora Cafu, molto bene, poi viene anticipato. Ai, ai, ai. Attenzione. Speriamo sia una botta, sì. Speriamo sia una botta, perché se è un problema muscolare è peggio. E Cafu a terra. Gara molto corretta, rivediamo. Speriamo in una contusione, perché altrimenti sarebbe un guaio muscolare, sarebbe più noioso. Se sembra una contusione. No, ma credo che abbia preso una botta alla caviglia. Sì, 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 confermo, sì, confermo. Corso subito il dottor Lecicco, ma mi sembra, da quello che vedo, che una botta dolorosa alla caviglia, ma nulla di muscolare. Cafu, un altro dei giocatori che rivediamo. Forse lui che allunga un po' la gamba sul nuovo entrato Cipenda. Infatti la sensazione che il gioco riprenderà con un calcio di punizione a favore del Vittoria Setúbal. Sì, perché come sai quando... Tutti in piedi comunque, nulla, sì, di grave, anche se il giocatore del Vittoria è accompagnato, ma credo momentaneamente, sì, a bordo campo. Tu sai che se fa fallo, tu sai Bruno che se fa fallo naturalmente l'attaccante, il difensore, il fallo è per chi difende. Sì. Non il difensore, chi è in funzione difensiva. In funzione difensiva, certo. Tanto c'è ancora un intervento dell'arbitro, un fallo subito da Helio, il capitano del Vittoria Setúbal. Eccolo ancora in azione, prova a dare respiro alla manovra, dalla parte opposta c'è subito l'ottimo anticipo da parte di Gourenko, quindi Assunção in profondità riesce a colpire di testa Del Vecchio ed ecco Montella, si gira Montella, ottimo lavoro di Montella, poi il pallone carambola da quest'altra parte, va Del Vecchio, combatte fisicamente con Pedro Henriquez e l'arbitro anche stavolta dà ragione al difensore. Sì, azione nata da un passaggio sbagliato a metà campo, molto scolastico, molto prevedibile, infatti questo denota appunto la giovane età di questi giocatori, la giovane età di questa squadra, che sta pagando un caro prezzo a questa inesperienza. È rientrato Cipenda, eccolo in azione, palla fuori, fallo ancora di Cafu a giudizio dell'arbitro, mentre ha qualcosa da dire anche Carlos Cardoso. 8 minuti nel corso della ripresa, il risultato è sempre di 4-0 a favore della Roma, una Roma che continua comunque a giocare con buona intensità, così come vuole Capello,
Ecco il tocco centrale operato da Elio, il pallone recuperato da Montella, giocato su Del Vecchio che deve vedersela ora con Felipe. Va Del Vecchio, porta vuota, 5-0, segnata da Aljenicev, doppietta per Aljenicev, gran merito però per Del Vecchio. Sì, peccato, cioè per fortuna va bene, ha segnato Del Vecchio, ha segnato Aljenicev, peccato l'abbia segnato Del Vecchio perché manca solo lui che è una punta all'appuntamento del gol. Gli servirebbe sicuramente per il morale. Tra l'altro Del Vecchio è un giocatore che ha sempre avuto un rapporto un po' difficile col pubblico romano, vedete che lavora stupendamente il pallone, è bravo Tabuas, ma non può far altro che deviare il pallone sui piedi di Aljenicev che mette dentro il 5-0. Sì, però l'anno scorso Del Vecchio ha avuto spesso un rapporto difficile con il pubblico, però lo scorso ha fatto tanti gol importanti che si è guadagnato la stima di tutti. Applausi di capello a questo gol, ovviamente all'indirizzo da Aljenicev, ma anche un incoraggiamento particolare a Marco Del Vecchio quando è rientrato a centrocampo. Tanto il Vittoria Setúbal guadagna un calcio d'angolo. È stato Cigno Conde a propiziarlo. Vedete che si porta in avanti anche Mamede, mentre il capitano Helio che batte dalla bandierina, palla ancora in angolo. Sì, corner insidioso sul primo palo, sì. Se qualcuno la spizzica diventa un problema per il portiere perché non sa mai dove può andare a finire la palla. Tanto si alzano i cori festosi dei... È un coro per Del Vecchio, chiedono un gol a Del Vecchio, tifosi. Palla ancora in gioco, viene ora allontanata e vedete questo grande arresto da parte di Vincenzo Montella, palla fuori sulla chiusura di Fréchaud, molto bello quello stop, molto tanto bello il gesto tecnico, sì. Non è ancora al 100% Montella, però è molto voglioso, stasera ha fatto sicuramente un passo avanti nella strada che porta alla piena forma. Tanto chiude Zago e ha giocato una buona partita anche Aljenicev, che indubbiamente è un giocatore di talento. Senz'altro. Aljenicev da dentro cercando lo scatto di Del Vecchio che entra in contatto con Felipe, a terra i due, si riprenderà con una rimessa da fondo campo. In effetti Aljenicev è un tipo di giocatore per il quale è difficile trovare collocazione di squadra quando c'è Totti, no? Anche sì, perché sono abbastanza simili, no? Direi che lui si può anche lamentare, ma Totti è un giocatore di un'altra qualità, di una categoria superiore, però chiaramente anche lui ha i suoi colpi e se vorrebbe dello spazio, d'altronde quando c'era Merci Cimondi arrivava a secondo, c'è poco da fare. Colpo di testa intanto di Aldair. E poi sguscia ancora benissimo Aljenicev e la palla è per Del Vecchio dopo l'errore di Felipe che torna in marcatura su Del Vecchio. Va Del Vecchio, punta ancora Felipe, riesce in qualche modo a venir via, sguscia, entra in area di rigore, parte il traversone, ribattuto. C'è nuovamente il cross di Aljenicev, arresta di petto Montella ma viene fermato. Roma molto aggressiva anche se il risultato è di 5-0, mentre a terra un giocatore del Vittoria Setúbal. Sì, Del Vecchio in questa occasione ha fatto due dribbling molto difficili, ha riuscito a venire via bene e poi ha sbagliato la cosa più semplice, probabilmente ha faticato dai due corpo a corpo, vedi? Viene via bene, l'avversario lo tiene. È Fréchaud che è rimasto colpito fortuitamente nel corpo a corpo. Qui ha sbagliato il passaggio che poteva essere la parte più facile, ma quando si è affaticato delle volte sbaglia la misura del passaggio. Siamo al 12° della ripresa, il risultato è di 5-0 a favore della Roma. E vedete che viene portato a bordo campo Fréchaud. Sì, da considerare due cose, che la Roma non molla ancora un centimetro e che Capello si è seduto. Sì, in questo secondo tempo sicuramente meno intenso in panchina che lui. Allora in azione ancora Cipenda,
poi c'è questo lancio in profondità, chiudono Zago e Aldair, Zago non corre rischio, mette fuori. Sì, non ha rischiato il passaggio al portiere, anche se era abbastanza distante, ma sono cose, rischi, sono cose che agli allenatori piacciono, ed è giusto che sia così proprio per acquisire la giusta mentalità, no? Guai anche quando vinci largo, qualche volta hai la tendenza così a giochicchiare, in realtà invece occorre sempre mantenere la massima concentrazione. Sono d'accordo, sono scelte che vanno comunque sempre seguite. Zago intanto che ha ottenuto il passaporto italiano e proprio domani andrà a trovare i parenti dei suoi nonni a Conegliano in Veneto. Sai che c'è il problema anche dei comunitari. Degli comunitari e degli extracomunitari, quindi per Zago avere ottenuto il passaporto italiano è indubbiamente un vantaggio, così come per la Roma. Di Francesco, Aldair, Zago, Del Vecchio, finta, scatta in profondità, la marca sempre Felipe. Buon movimento collettivo della Roma, Zago prova esterno, alla fuori, ha avuto l'opportunità di battere a rete, buono il suo inserimento, un po' meno l'esecuzione. Sì, buonissimo l'inserimento, aveva sorpreso un po' tutti, conclusione con l'esterno del piede invece che col collo. Cosa è successo? Tanto rimessa laterale, ma dice l'arbitro probabilmente per la Roma. Sì. L'arbitro ha visto che il pallone è arrivato da quella parte, ha detto l'avrà deviato qualcuno. Sì, secondo me è impossibile, qualcuno l'avesse tirato così da solo, invece secondo me ha avuto uno svisto. Cafu. Di Francesco, poi per un attimo Jenicev, quindi Pedro Henriquez. Ora Elio, brutto fallo. Si arrabbia anche Capello per questo intervento di Assunção in ritardo, poteva rischiare il cartellino giallo, francamente. Sì, non era necessario. D'altronde Bruno l'ha battezzato come un combattente, lui deve dimostrare. Sì, deve dimostrare almeno quello. Tanto c'è questo colpo di tacco assolutamente gratuito di Cipenda e c'è spazio ora ancora per la Roma. Aljenicev dentro, palla, un gran bella pallone, palla, perde palla. Il controllo Vincenzino Montella, gran palla. In fase di decollo Bruno ancora. Sì, nel momento critico l'ha beccato. Aldair, Roma comunque è estremamente presente, ancora un lungo lancio, scatta Del Vecchio, ferma il pallone, però c'è norma del vantaggio, non so se è applicata opportunamente o meno stavolta. Sì, direi di sì, perché era in vantaggio il giocatore della Roma, poteva essere un'occasione pericolosa. C'era stato un fallo di mano abbastanza vistoso. Sì, io pensavo che l'ammonisse dopo a gioco fermo, non so, non è ancora finito. Tra l'altro l'azione non è finita ancora. Pallone ora che viene recuperato, Cafu. Jenicev ha giocato un numero notevolissimo di pallone, anche con buona disinvoltura, con buona visione di gioco. E anche la partita data fa piacere che possa dimostrare il suo valore, una partita che si mette sui binari per fargli fare bella figura. Tanto il calcio di punizione è già stato battuto. No, si è distratto a Jenicev perché Capello gli stava ricordando che prima era solo Del Vecchio e non l'ha visto, ha detto il russo. Intanto c'è ancora questa iniziativa, mentre mi comunicano che alla fine di questa partita avremo l'opportunità di vedere i gol della Juventus che ha vinto 5-2 fuori casa con l'Omonia Nicosia e le relative interviste. Quindi al termine di questa partita tra Roma e Vittoria Setúbal avremo l'opportunità di vedere anche i gol dei bianconeri. 5-2 risultato. Ma un po' ci dovrebbe essere spazio anche per Fabio Junior che sta cominciando a scaldarsi, Capello gli ha detto di cominciare a muoversi. Tanto c'è questo lancio di Mamede, un intervento giudicato irregolare di Assunção, mentre vedete inquadrato
dalle telecamere della squadra esterna di Bari 1 guidate da Umberto Orti, proprio il giocatore cui faceva riferimento Enrico Variale, vale a dire Fabio Junior. Calcio di punizione per il Vittoria. Setúbal, c'è una serie di rimpalli, poi il pallone carambola a fondo campo. C'è qualche conclusione nel secondo tempo, prova a farla il Vittoria Setúbal, anche se non con molta determinazione. Sembra che ormai l'abbiano preso come una presa d'allenamento, però qualcosina stanno cercando di fare, di proporre anche davanti. Anche perché inevitabilmente direi la Roma ha un po' rallentato, mentre c'è un brutto fallo. Aldair, sì, compreso proprio da Cicchigno Conde. È arrivato da dietro, anche il terreno un po' scivoloso gli ha dato un po' di rincorsa e ha colpito Aldair. Secondo me non voleva fargli male, ma l'ha preso. Piedi Aldair, ecco il suo suggerimento. Gurenko viene intercettato a centrocampo. Torna caparbiamente e ora c'è la possibilità di impostazione per Elio, poi Cipenda, quindi c'è l'inserimento di Felipe immediatamente fermato. Non si può nemmeno dire che siano grandi maestri in fase di palleggio. Ci hanno fatto molti errori, sì, anche elementari questa sera, sì. Probabilmente non è stata la loro serata migliore. Tanto c'è la possibilità per Del Vecchio, che però viene fermato dalla segnalazione del Guadalini, non è d'accordo. E vedete il suo marcatore Felipe, Paolo Felipe. Tanto ancora Montella. Poi Di Francesco, attaccato irregolarmente da Mamede. Passo di punizione già battuto, ecco Cafu, va a sovrapporsi Di Francesco, finge il passaggio su di lui Cafu, poi converge verso il centro, dà da Jenicev, 1-2, molto bello con Di Francesco, poi palla al centro per Montella, all'indietro per Assunção, largo a favore di Zago. Zago butta in mezzo un pallone che viene respinto, ancora Zago in possesso di palla, disimpegna all'indietro per Aldair, battuta lunghissima da quest'altra parte, va Cafu, capisce di poter intercettare il pallone, grandissimo controllo e beh, vince già 5-0 la Roma, sì, sì. L'arbitro non se l'è sentita di fischiare un rigore che probabilmente c'era, probabilmente sì, nato da un'altra grande ingenuità del ecco difensore, vediamo, del Vittoria, cioè, che ha lasciato scorrere una palla senza vedersi che c'era un avversario alle spalle. Era Pedro Henriquez. Ecco Helio, palla in profondità, no, non aggancia Cicchigno Conde e interviene Antonioli. Zago, Assunção, Cafu. Gatto a trovare Montella che tenta la combinazione in velocità con Di Francesco, un tocco di un giocatore del Vittoria, ancora Montella, Jenicev dritto per dritto a cercare Del Vecchio, palla intercettata, recupera ancora ottimamente la Roma e poi c'è questo pallone che si spegne a fondo campo, anche se probabilmente c'era stata la deviazione del difensore. Vedete Cafu che se la prende un po' con il collaboratore dell'arbitro Melnichuk. Sì, è una partita molto corretta, molto facile da arbitrare, d'altronde qualche errore veniale ci sta, non direi, non potrei mai dire questa sera che l'arbitro è influito sul risultato. 22 minuti di gioco della ripresa, 5-0 per la Roma, colpo di testa di Assunção, poi di Del Vecchio, pasticciano ancora i difensori, prolunga in qualche modo Felipe e poi c'è questa opportunità per Elio, lancia profondo il pallone a cercare ancora l'inserimento del compagno, palla fuori per la rimessa Fresciò. Ancora Fresciò ha l'opportunità di battere il cross, lo fa, copre Di Francesco e quindi Jenicev ancora. Palla persa dalla Roma stavolta.
e intervento di Antonioli. Di Francesco. Rapidissimo Montella, Aljenicev butta in profondità. È un buon cacciatore di pallone, visto a Sun Shao, collaborazione con Gurenko. Sì, comunque continuiamo sulla fase del primo tempo. Roma sicuramente ancora padrona del campo, anche se si presenta meno volte a tirare in porta. Evidentemente Vittoria Setúbal davanti, le possibilità che ha in questo momento sono queste, non riesce quasi mai a essere pericoloso. Sì, ma comunque credo che abbia ragione di essere soddisfatto Capello, a parte il risultato, anche perché i suoi giocatori non hanno perso di concentrazione. Chiaro, la manovra fluisce in maniera meno lineare, meno spettacolare che nel corso del primo tempo, ma anche in fase di copertura sono sempre molto molto attivi, molto attenti. Sì, sono molto attenti e concentrati, sì. D'altronde è una partita vera, è sempre un passaggio verso la stagione invernale, quella centrale che arriverà. Questo è un allenamento molto molto importante, e sai, della fortuna che una partita di Coppa si possa trasformare anche in allenamento, per cui è una cosa preziosa. Tanto Cafu continua la sua polemica con la terna arbitrale Pedro Enriquez. Ma devo dire che anche Capello, perché sta dicendo all'indirizzo dell'arbitro che non è fallo, non c'è nulla. E ripeto, sembra, e fa bene comunque l'allenatore della Roma, che adesso appunto viene invitato dal quarto uomo a tornare dentro il rettangolo che delimita lo spazio in cui gli allenatori si possono muovere davanti alla panchina, continua a insistere perché i suoi spingano ancora. C'è tra l'altro stato un momento della partita in cui un po' i compagni della Roma cercavano spesso Marco Del Vecchio, proprio perché manca l'attaccante allo score dei marcatori di questa partita. Vediamo se poi adesso Fabio Junior entrerà al posto di Del Vecchio o di Montella. Intanto è Rinaldi che lancia proprio verso Del Vecchio per Di Francesco, esce bene Kim e prova a distendersi in avanti il Vittoria Setúbal. Lancio lungo operato da Pedro Enriquez direttamente sul portiere Antonioli. Però devo dire che anche in questa ricerca che dicevi tu, Enrico, vedo che Del Vecchio continua comunque a giocare giustamente con la squadra, non è che esagera per andare a tirare in porta lui con dei dribbling, con delle soluzioni forzate, ma continua a fare le cose logiche e giocare con la squadra. No, ma è un giocatore utilissimo tatticamente. Sono più i compagni, che è venuto un momento, una fase in questo secondo tempo, che cercavano soprattutto a Jenicef un paio di volte a guardarlo, soprattutto Del Vecchio. Evidentemente questo testimonia anche della buona salute del gruppo, certo, della Roma. Di Francesco, intanto ancora Aljenicev, nuovamente Di Francesco, vediamo il tocco proprio per Del Vecchio che crossa immediatamente, in qualche modo rimediano in fallo laterale i difensori del Vittoria. Lo stesso Del Vecchio opera ora la rimessa laterale indirizzando il pallone su Gurenko all'indietro per Zago. Ora Aljenicev, poi ha tentato Montella, pressato, ha perso il controllo del pallone ed ecco ora Cipenda in azione. Quindi ha toccato Kim, poi Semedo, cambia gioco Cafu, Montella, Aljenicev, Montella, rapidissimi, artigliato il pallone bene stavolta da Felipe, che interrompe la trama della Roma, mentre ora è Fresciò che gioca in combinazione con Semedo in profondità. C'è l'intervento d'anticipo di Zago e ora l'impostazione di Assunção, che però non trova il compagno, ed ecco Cicchinho Conde, in qualche modo salta un avversario, poi viene fermato da Di Francesco. Il sostegno è di Assunção, la palla ora per Aldair Aljenicev. Stavo riflettendo, Bruno, su un fatto, cioè che forse mai come adesso, ma più senza andando al di là della partita di questa sera, le squadre romane siano così tutte e due forti, tutte e due così vicine al vertice, tutte e due così pronte a diventare capitano. Ecco Del Vecchio, ecco Del Vecchio, sì! Ecco fatto. 6-0.
è un po' quello che dicevamo, l'hanno cercato e alla fine l'hanno trovato il gol di Del Vecchio. Comunque sì, è opportuna questa segnatura proprio per la soddisfazione di Del Vecchio, l'applauso del pubblico. Dicevo, mai come in questo momento le due squadre romane mi sembrano attrezzate per diventare veramente, per concorrere, diventare la capitale d'Italia del gioco del calcio. Hanno le carte per giocarsi. Eh sì. E adesso sta per entrare Fabio Junior, vediamo se è proprio al posto di Del Vecchio o di Montella. Ecco che rivediamo, intanto buono l'aggancio, tutto di sinistro, nulla da fare per Tabuas, è il 6-0. Esce Montella. Molto bello Montella per Del Vecchio. Applausi ovviamente per Montella e al suo posto Fabio Junior. Entra Fabio Junior per il secondo set. (ride) 6-0. Pedro Enriquez. Cafu. Aldair, poi il pallone per Zago. E della Roma copre ancora meglio il campo, sembrano addirittura di più, sia quando hanno la palla che quando non ce l'hanno. Sono meglio disposti in campo e la coprono tutto. Ecco il nuovo entrato, Fabio Junior. Ovviamente poi questi giocatori che trovano raramente spazio in prima squadra, quando giocano queste frazioni di gioco qualche volta hanno la tendenza anche a strafare, inevitabile, certo. No? Le occasioni per farsi sono poche, che devono sfruttarle tutte, delle volte appunto la volontà di farti vedere ti porta a fare di più di quello che devi fare. Mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, 6-0 per la Roma. Palla è per Di Francesco. Una delle frasi fatte più ricorrenti nel calcio, Eraldo, è che non è mai finita, però insomma qua mi pare che la differenza tra le due squadre, a parte stasera anche in vista della qualificazione, sia tale. Sì, direi che saranno prima i portoghesi a dire all'arbitro è finita con i romanisti questa sera, a chiedere il tempo. Nei primi turni di questo corso. Un errore di Assunção, palla per Chicchinho Conte e poi c'è questo tentativo di apertura da quest'altra parte, i piedi sono quelli che sono. Cioè, nei primi turni di queste coppe delle volte si trovano delle squadre un po' più deboli, cioè delle differenze notevoli, però non pensavo che una squadra portoghese potesse prendere un cappotto di questo tipo. Perché tutto sommato il livello del calcio portoghese è dignitoso e questa, abbiamo detto, non è una delle tradizionali grandi, ma è tanto ancora un inserimento centrale, Aleni c'è, porta vuota, 7. Aleni c'è, 31esimo del secondo tempo. E qui diventa una gara dura anche tenere il conto. Sì. L'Enese stasera fa la parte del 1-2-3, 3 ne ha fatti. Sì, anche per quello che riguarda le segnature. Sì. Intanto esce il numero 18 Fresciò ed entra in campo il numero 15 Pedro Mendes. Certo è che anche Alenicev, no, che in qualche maniera era stato presentato come uno dei personaggi di questa partita, ha onorato degnamente, no? Sì, nel migliore dei modi ha ripagato la fiducia di Capello e ha chiarito, si sono chiariti proprio, così ci si chiarisce tra sportivi, ci si dice quello che si pensa e poi dopo le prestazioni sono le migliori risposte. Sì, anche se capita forse un po' troppo spesso nel calcio italiano che quando i giocatori stranieri vanno all'estero fanno delle dichiarazioni che poi dicono non è vero, io non avevo detto così, no, no, ma è sempre colpa dei giornalisti, specialmente dei telecronisti. Eccolo, sì, specialmente dei telecronisti, sì. Intanto c'è questo pallone giocato da Felipe. E non capita comunque, indipendentemente adesso da tutto il resto e dal valore, questa sera è stata davvero piuttosto modesta degli avversari, di fare 7 gol. Aljenicev. Infatti. Spinge ancora Cafu.
Grande giocata, si sovrappone agli Enichev, si cercano, si trovano i due, vedete, finta il cross, punta l'avversario e finisce per perdere il pallone. Eccesso di succo. Poi ci pensa l'avversario a darlo a Cafu, palla al centro, prova la battuta di volo del vecchio. Roma, vedete che avanza ancora con i difensori e ora sono scoperti un po', ma ci pensano ancora i portoghesi ad auto vanificare le proprie possibilità. Cafu. Di Francesco. Fallo di mano, ma ovviamente involontario per Aldair. Fabio Junior e poi il pallone che si spegne in fallo laterale. Hai ragione tu, effettivamente si capisce che non vedono l'ora che fischi la fine. Sì, diventano dei tormenti quando perdi così, non c'è niente da fare perché tanto non la puoi raddrizzare, devi onorarla fino alla fine, ma diventa abbastanza pesante. Sì. Sconsolato anche Cardoso, che nelle dichiarazioni della vigilia aveva detto che volevano limitare i danni soprattutto per salvaguardare l'incasso del ritorno. Certo, sarà difficile per i tifosi portoghesi trovare anche motivi. Sì, non hanno trovato, non hanno centrato niente, nessun obiettivo questa sera. In campionato avevano giocato bene nell'ultimo turno, vincendo per 4-2 anche, venivano definiti abbastanza in forma. Stasera francamente non lo hanno dimostrato. No, mai. Però delle volte capita di trovare delle serate così, anche se è una squadra dignitosa, non è questo magari il loro valore assoluto, sarebbe veramente un problema se fossero veramente questo. Intanto interviene a gamba tesa Fabio Junior, l'arbitro interrompe il gioco, comanda il calcio di punizione, va subito a dare un'occhiataccia a Fabio Junior che probabilmente aveva accennato una protesta. E adesso lo spettacolo è forse più in tribuna che sul campo. Comunque non so quante volte nella storia europea della Roma, se mai ci sarà stato un risultato di questo tipo, 7-0. Non sono punteggi ricorrenti, anche se nei primi turni può capitare di giocare contro le squadre deboli, ma è abbastanza, direi, grottesco il fatto che quando si sono conosciuti gli accoppiamenti del primo turno si era detto forse la Roma è quella che ha trovato l'avversario più difficile. Sì, perché pensavi a Portogallo. È chiaro che non puoi conoscere tutte le squadre, almeno io credo che non si può, c'è qualcuno che non le conosce, ed era... Sì, ma il valore del calcio portoghese è un valore, insomma, abbastanza consolidato, no, a livello internazionale. Certamente, lo dimostrano anche, non so, i giocatori che sono in giro per l'Europa, i Figo, i Rui Costa, di ricerca. Capello sta impartendo diverse indicazioni a Fabio Junior, un giocatore che si diceva poteva essere messo sul mercato dalla Roma, c'è un interessamento forte del Perugia per questo brasiliano, ma Capello mi pare che sta veramente catechizzandolo per farlo inserire negli schemi in una partita che da questo punto di vista può essere utilissima. Intanto vediamo Di Francesco in azione, il tocco all'indietro è per Cafu, mentre vi ricordo ancora che al termine di questa partita avremo l'opportunità di vedere i gol con cui la Juventus ha battuto per 5-2 in trasferta l'Omonia Nicosia. Intanto ecco proprio l'iniziativa da parte di Fabio Junior, è molto alto, per cui a partire ci mette un po' di tempo, un po' legnoso, però questa stazza fisica secondo me in mezzo all'aria può diventare utile, E adesso sono davvero demoralizzati i giocatori portoghesi, commettono anche degli errori banali, testimonianza del fatto che se non sei sorretto anche da adeguate motivazioni e convinzione tutto diventa difficilissimo. Intanto Del Vecchio perde palla, intanto l'altoparlante
annuncia anche in portoghese che i sostenitori del Setúbal, non mi pare che siano particolarmente numerosi, dovranno attendere alla fine della partita di essere scottati, accompagnati fuori, ma non mi pare anche davvero che la situazione sia dopo tale. Dopo questa seratina qui, poveretti. Zago. Ai. Palla affidata da quest'altra parte a Pedro Henriquez. Mamede. Ed ecco il pallone dato in profondità proprio a Fabio Junior, leggermente troppo lungo. Io ho notato, Bruno, che la gente queste vittorie così larghe dopo un po' non se le ricorda, la gente ama soffrire, alla fine vincere, però soffrire, se magari 2-1 per gli altri, 3-2 per te, 4-3 per gli altri, perché non c'è partita, però soffrire, sì. Lo sport è questo, anche sì. Competizione, no? Certo, soprattutto sì. Palla in profondità, fermati del vecchio Fabio Junior in qualche modo. Zago, Cafu. Ecco Fabio Capello che incita Fabio Junior. Sì, dice fate lavorare Fabio, evidentemente il giocatore ha bisogno di respirare il clima della partita. Di sicuro non parla di sé in terza persona. No, no, no. C'è chi lo fa. Tanto proprio Fabio Junior ha messo fuori tempo Cafu con un passaggio troppo forte. Mamede. Cipenda. Macchinova. Ancora Mamede. Da quest'altra parte viene chiamato in avanti Pedro Henriquez. Ecco Cipenda, ha provato a farsi largo, Cicchigno Conde immediatamente fermato ed ecco che Cafu imposta centralmente per Del Vecchio, si ferma Di Francesco, converge a sua volta, tocca dentro, il pallone leggermente lungo per Aldair e si era portato in avanti. Mentre arriva anche la comunicazione ai spettatori paganti che sono poco più di 23.000 per un incasso di 562 milioni. Tra l'altro la Roma aveva praticato anche dei prezzi popolari. Sì. Intanto il gioco è fermo, riprenderà con questo calcio di punizione, vedendo il primo piano di Cafu. Punizione che viene battuta da Lienicev, ancora Lienicev, si sistema la palla sul sinistro, poi la gioca lì dietro per Rinaldi. Rinaldi centralmente a favore di Aldair, l'altro dei tre difensori della Roma, Zago. Entra sempre più spesso dalle curve il doppio fischio finale, i tifosi fanno finire la partita. Oh, tunnel, Lienicev, angolo, avete visto il tunnel di Del Vecchio ai danni di un avversario, il cross di Lienicev, il calcio d'angolo per la Roma mentre siamo giunti al 42esimo del secondo tempo. Rivediamo. Hop, con l'esterno a beffare Felipe. Questa sera sia i laterali della Roma e le rispettive mezzali che giocano davanti hanno trovato una buona intesa, sia di là nel primo tempo Candelà, sia nel secondo tempo Cafu con Leni, che hanno sempre avuto delle buone combinazioni. Batte Cafu, saltano due giocatori, poi ancora la Roma con Gurenko che riconquista il pallone, c'è questo traversone teso e sfiorato di testa da Del Vecchio, con palla però che finisce fuori. Sì. Poco più di due minuti al 90esimo, ci sono state tante interruzioni soprattutto in occasione dei gol che sono stati segnati,
Comunque non credo che l'arbitro farà osservare un recupero eccessivo. Sì, ormai le indicazioni anche per Capello e per, sì, sì, per il tecnico portoghese, ormai la sta partita ha già detto quello bellissimo che doveva dire. Allora attiviamo Variale, abbiamo i tempi stretti, Variale marca da vicino Fabio Capello perché subito dopo il fischio finale dovrà essere così bravo di da farlo parlare per 40 secondi, non di più. Ci vorrebbe Becci per mancare Capello. No, quello allora, troppo forte lui. Poi ovviamente dopo la pubblicità torneremo perché dobbiamo farvi vedere, come promesso, anche il gol della Juventus. Intanto c'è questo urlaccio da parte di Pedro Henriquez e c'è un'ammonizione per Cafu. Ammonito Cafu. Capello si arrabbia un po' perché sì, effettivamente è un'ammonizione gratuita, i due si stavano beccando da qualche minuto, prendere un'ammonizione all'ultimo minuto sul 7-0 effettivamente. La partita però va interpretata, come dicevamo prima, sempre alla stessa maniera, questa è veramente Cafu un po' gratuita. Sì, Capello tra l'altro gli ha anche detto di non andare a protestare per non aggravare ulteriormente la sua situazione. C'è da ricordare che quest'anno non scatterà dopo il secondo cartellino giallo l'automatica squalifica, ma dopo il terzo. È anche giusto perché sono delle regole quest'anno che ti devono, ti castigano molto, ti penalizzano molto, per cui molto spesso prendono delle ammonizioni. Tre minuti di recupero e l'arbitro ha tenuto conto delle sostituzioni, un po' di tutto, quindi ancora tre minuti di questa sfida. Sta per scadere intanto il 90esimo, come vedete, la palla è per Rinaldi, il risultato ve lo ricordi di 7-0. Visto che non dobbiamo perdere tempo, cominciamo a dire subito quelli che sono stati i marcatori. Al 12esimo Aldair, poco più di un minuto più tardi Montella per il 2-0, al quarto d'ora del primo tempo 3-0 di Aljenicev e poi Asunsao al 39esimo del primo tempo per il 4-0 della prima frazione di gioco. Ripresa all'ottavo Aljenicev 5-0. Al 28esimo Del Vecchio che aveva cercato a lungo, proprio aiutato anche dai compagni, il gol personale e 7-0 al 31esimo di Aljenicev per la tripletta del giocatore che stasera sostituisce Totti. Stasera ha volato molto di più l'Aeroflot. Stata la palla è per Del Vecchio, capitano questa sera sempre. Sì, è sempre comunque un riconoscimento. Anche per quello che diceva prima Variale, queste distanze, queste incomprensioni col pubblico vuol dire che anche questa fascia ha un significato, vuol dire che ormai ci siamo rapacificati completamente. Intanto Macchinoua ha commesso fallo ai danni di Del Vecchio, calcio di punizione già battuta, Aljenicev che forse è leggermente zoppicante. Sì. Sì, però si tocca il piede, non un muscolo, evidentemente un pestone, una botta. Si tiene la caviglia sinistra. Cafu, Capello si arrabbia perché effettivamente facendo quella melina lì un po' all'indietro ha urlato te li porti tutti qua. Se ce l'aveva con Fabio Junior anche in questo caso. Roma comunque che gestisce tranquillamente il possesso del pallone bello, il colpo di testa di Fabio Junior, il controllo è di Del Vecchio, colpo di tacco e poi fallo. Fallo su Gurenko. Beh, squadra comunque che fatte tutte le riserve possibili e immaginabili sul valore degli avversari. Squadra, dicevo, la Roma che ha una sua fisionomia, si capisce il gioco che vuol fare, stasera gli è riuscito tutto facile. Te l'ho dimostrato nettamente domenica con l'Inter, Bruno, che è una squadra in forte crescita e che se continua a credere in quello che fa avrà sicuramente un futuro importante. Tanto siamo alle ultime battute, ecco ancora Aljenicev, poi Asunsao, quindi Zago. Comunque questi risultati aiutano anche a credere in quello che fai, c'è sempre anche perché sulla Roma, proprio riferendosi alle partite con l'Inter, c'erano stati molti elogi, ma si era detta una squadra che forse ha difficoltà a segnare. Stasera, ti ripeto, l'avversario è quello che è, però insomma, segnare 7 gol
dopo che qualcuno aveva detto magari hanno difficoltà a segnare, sì, sì, giova, è già una risposta, sì. Comunque si sa che il Vecchio l'anno scorso ha fatto i suoi gol, Montella li ha sempre fatti, ci sono dei giocatori come Totti e come... Sì. Ed ecco il fischio finale, vai per i tuoi 40 secondi con Capello. Allora, Gabriele, abbiamo un minuto scarso, io lo spenderei per parlare di Jeniček, un giocatore con cui vi siete chiariti, come succede tra gli uomini veri del calcio, un giocatore che può essere solo un'alternativa a Totti, Fabio. Jeniček di questa sera è stato un ottimo Jeniček come tutta la squadra, un giocatore della Roma, un giocatore importante, uno di quelli che fa parte della rosa, è uno di quei giocatori su cui io ci conto. A proposito di giocatori della Roma, giocatori che potrebbero venire, questo acquisto enorme di questi acquisti, parliamo di questa squadra. E dove può arrivare questa squadra, con o senza l'acquisto enorme? Convincente stasera? Ma direi sì, è una squadra che sta giocando un buon calcio, che ha voglia di fare, che è divertente, ma allo stesso tempo concede poco e crea occasioni da gol. Pizzulo ci toglie la linea, lo salutiamo, ecco, e ve la restituiamo. Ciao, grazie, Fabio. A Capello. Ecco, io la giro immediatamente per alcuni suggerimenti commerciali, ma restate con noi perché poi ci sarà da vedere oltretutto anche i gol della Juventus. Linea alla pubblicità.